Buon pomeriggio e ben ritrovati al TG6. In apertura della prima edizione andiamo a Sulmona, dove proseguono le polemiche per quanto riguarda l'autorizzazione da parte del governo per il gasdotto che passa proprio nella Valle Peligna. La battaglia continua contro la decisione dell'esecutivo Gentiloni e questa mattina sono arrivate le dimissioni formalizzate da parte del primo cittadino Anna Maria Casini, del sindaco di Sulmona, che ha chiesto anche un incontro al Premier fissato per venerdì 29 dicembre. Vediamo insieme il servizio di Jacopo Forcella. Il sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, ha formalizzato questa mattina le dimissioni davanti al segretario generale Francesca De Camillis per protestare contro l'approvazione del progetto di realizzazione della centrale a compressione della SNAM. Come annunciato nei giorni scorsi, il sindaco va avanti nella sua decisione di voler concludere il mandato se non sarà revocata la decisione del governo. Da oggi partono i 20 giorni previsti per legge, al termine dei quali le dimissioni, se non ritirate, saranno irrevocabili. Che la Casini si è decisa a fare sul serio, lo dimostra la richiesta inoltrata al presidente del Consiglio Paolo Gentiloni di ripensare quella decisione scellerata, come è stata definita dallo stesso sindaco. La prima cittadina ha chiesto a Gentiloni di essere ricevuta a Palazzo Chigi venerdì. Se il governo confermerà la decisione, il sindaco riconsegnerà la fascia tricolore direttamente nelle mani del primo ministro. La scelta, maturata nel pomeriggio del 23 dicembre, ha spiegato, si è resa necessaria per denunciare l'inaccettabile decisione del governo di concludere il procedimento per la realizzazione della centrale a gas della SNAM, dichiarandola opera di importanza strategica e di preminente interesse nazionale. Il comune di Sulmona, l'intero territorio e le istituzioni locali hanno da sempre ripetutamente dichiarato la contrarietà alla centrale e al metanodotto, ritenendole nocive e fortemente impattanti, confortati anche da studi e perizie scientifiche. Il mio atto è un voler alzare la posta della battaglia e della denuncia, ha concluso, utilizzando l'unica arma ancora in mano ad un sindaco, stante la palese circostanza che un amministratore locale non ha voce in capitolo per determinare le sorti dei suoi cittadini. Lotterò al fianco della mia città e dell'intera Valle Peligna contro la realizzazione della centrale del metanodotto e voglio tenere accesi il più possibile i riflettori su questa grave vicenda. La cittadinanza di Sulmona e di tutta la Valle Peligna avrebbe meritato un altro regalo di Natale da parte del governo nazionale che, proprio a ridosso delle festività, con un blitz istituzionale ha rimesso in corso la realizzazione della centrale SNAM. A sostenerlo è anche il direttore della Confcommercio dell'Aquila, Celso Cioni. La nostra organizzazione, aggiunge, esprime piena ed incondizionata solidarietà con le popolazioni interessate e con la sindaca Casini, che ha inteso rassegnare le proprie dimissioni in segno di forte e convinta protesta contro la realizzazione dell'indesiderato impianto e si dichiara pronta e disponibile ad affiancare ogni iniziativa che le popolazioni e le istituzioni peligne intenderanno porre in campo al riguardo. Confcommercio rivolge un sentito appello anche al presidente della regione, Luciano D'Alfonso, per invitarlo ad intervenire prontamente a difesa del territorio dell'intera Valle Peligna. Adesso siamo al meteo. Il centro funzionale della protezione civile della regione Abruzzo ha comunicato che dalla giornata di oggi, 27 dicembre, fino alle ore 14 di domani è prevista, e vedete proprio il sito della regione Abruzzo, una criticità moderata, codice arancione per rischio idrogeologico localizzato sulle zone del bacino della Terno e della Marsica e per rischio idraulico diffuso sul bacino dell'Alto Sangro. Tutti i comuni delle zone di allerta in cui sono previste situazioni di possibile criticità, rende noto il sottosegretario alla presidenza della regione con delega alla protezione civile Mario Mazzocca, sono stati invitati a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal piano di emergenza comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree già percorse da incendi. Torniamo alla politica, andiamo al comune di Pescara dove prosegue all'interno del Consiglio Comunale la discussione sul bilancio. Si lavora per chiudere entro fine anno. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Dopo Natale torna il Consiglio Comunale a Pescara, l'argomento è sempre lo stesso, l'approvazione del bilancio. Consigliere Alessandrini, ci sono i tempi per poter approvare questo bilancio prima della fine dell'anno?
Secondo noi i tempi ci sono, siamo sempre stati presenti in aula, siamo pronti con il materiale da tempo, abbiamo anche assolto, come dire, al rito delle interlocuzioni in cerca di alcune approvazioni, diciamo, per le richieste che abbiamo fatto alla maggioranza e alla giunta, quindi noi siamo pronti e non sappiamo se possiamo dire altrettanto rispetto ai consiglieri di maggioranza che più volte sono mancati all'appello. Qualche giorno fa il sindaco aveva proprio bacchettato alla vigilia di Natale alcuni consiglieri che avevano fatto saltare la seduta del 23. Esattamente, proprio in questo caso sì, era tutto pronto per il 23, quindi per approvare le tariffe della Tari in tempo prima di Natale, e invece ci ritroviamo oggi allo stesso punto di una settimana fa. Che bilancio uscirà dal Consiglio Comunale? Allora, per quanto ci riguarda abbiamo fatto specifiche richieste che riguardano in particolare alcune mozioni, alcune delibere, alcuni impegni che abbiamo richiesto a questa giunta già da tempo, cioè atti che sono stati approvati in questo Consiglio Comunale e mai portati avanti, in particolare per quanto riguarda le ludopatie, per quanto riguarda la disabilità, atti poi che riguardano la trasparenza amministrativa, l'anticorruzione, quindi ci siamo mossi su più piani che hanno riguardato quindi atti già approvati dall'intero Consiglio Comunale e che vogliamo portare avanti attraverso soldi messi a bilancio per poter concretizzare le azioni richieste. Spostiamo adesso a Giulianova. Il sindaco Francesco Mastromauro ha tracciato il consuntivo della sua amministrazione per l'anno che sta per terminare nel tradizionale incontro con la stampa. Per il 2018 resta aperta la questione ospedale. Ascoltiamolo. Molti obiettivi realizzati. Pensate soltanto agli 8.375.000 euro impegnati in opere pubbliche. A tempo di record ho trovato le risorse per la scuola di Coleranesco per 855.000 euro che inizieranno a breve e che restituiranno quella scuola con un indice che verrà portato da 0 a 1. Completato l'iter per la realizzazione della caserma della compagnia e della stazione dei carabinieri con un impegno di 1.573.000 euro. Quest'anno è stato quello del superamento del 70% della raccolta differenziata dei rifiuti. Giulianova è sempre al primo posto nei comuni d'Abruzzo con popolazione superiore ai 20.000 abitanti. Nell'ambito del bilancio abbiamo rispettato di nuovo il patto di stabilità interno, non andiamo in avanzo di amministrazione, non abbiamo aumentato le aliquote di nessuna imposta, abbiamo raggiunto riconoscimenti ambiti nell'ambito ambientale come la bandiera blu, la bandiera verde, le spighe verdi, le vele blu. Abbiamo riproposto la distribuzione gratuita dei pasti a domicilio, 70 ogni giorno. Insomma, tanto. Due ultime cose. Ospedale. Noi crediamo che si debba superare con efficienza, efficacia, ergonomicità il problema delle lunghe liste di attesa per i nostri utenti, della mobilità passiva che sta raggiungendo e superando i 60 milioni di euro, il quarto lotto della Teramomare che io spero diventi realtà in questi primi del 2018, nei primi del 2018 partiranno i lavori dell'ex FOMA, partiranno i lavori del secondo lotto dell'ex Adam con il Teatro della Piazza e tante altre cose. Adesso ci spostiamo sempre lungo la costa, ma a Fossacesia, dove c'è stato il taglio del nastro per la scuola dell'infanzia che è parte integrante del villaggio degli studi. Vediamo. Bella, moderna, funzionale, accogliente, sicura è la nuova scuola dell'infanzia di Fossacesia, parte integrante del villaggio degli studi, inaugurata in un clima di festa per bambini docenti, per il personale scolastico e per tutta la comunità. Alla manifestazione sono stati presenti il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppe Antonio, il vice sindaco con delega alla pubblica istruzione Paolo Sisti, la giunta e i consiglieri comunali della città, il dirigente scolastico Mauro Scorrano, il responsabile
mobile dell'ufficio tecnico del comune Silvano Sgariglia. La nuova struttura, realizzata in poco più di 18 mesi, è costata 1.300.000 euro. Il plesso conta 6 aule, tutte con bagno interno, spogliatoi, 2 laboratori, una sala docenti, un ampio salone multidisciplinare, un'area giardino per le attività didattiche all'esterno, una mensa scolastica con il relativo refettorio. La copertura è in legno lamellare e la scuola può essere alimentata con energia rinnovabile in quanto munita di impianto fotovoltaico. Per la sua realizzazione sono stati applicati elevati standard di sicurezza antisismici e antincendio. Dunque davvero un fiore all'occhiello. L'assessore all'istruzione Paolo Sisti. Un edificio tutto nuovo, finanziato con 1.300.000 euro di fondi ministeriali che siamo riusciti ad ottenere, e in 18 mesi abbiamo fatto la gara d'appalto e siamo riusciti a realizzare tutta la scuola. Una scuola sicura, moderna ed efficiente. Ci sono 6 aule funzionali, 2 laboratori, un laboratorio per il corpo in movimento, sala docenti, refettorio, sala mensa e cucina. Tutto è pronto per l'avanguardia, un'area esterna che verrà completata con i giochi per i ragazzi nella primavera, e siamo molto soddisfatti perché stiamo completando il villaggio degli studi di Fossacesia in Viale San Giovanni in Venere. Di anno in anno ci sono nuovi residenti a Fossacesia, quindi abbiamo un aumento degli iscritti, ovviamente a partire dalla scuola dell'infanzia eppure successivamente per i gradi superiori. Stiamo investendo molto nell'edilizia scolastica e nella scuola, perché vogliamo investire nel futuro dei nostri giovani, nel futuro dei figli di Fossacesia. Adesso voltiamo pagina, momento conviviale per oltre 5.000 soci della BCC di Castiglione, Messer Raimondo e Pianella, nella serata tradizionale per scambiarsi gli auguri di buone festività natalizie. È stata ripercorsa tutta l'attività svolta nel 2017 dall'Istituto di Credito e anche fissati gli obiettivi per il prossimo anno. Vediamo il servizio di Vestina News. Un momento per ritrovarsi, per condividere obiettivi, conoscere il percorso di crescita dell'Istituto di Credito e le prospettive future. Sono queste le principali finalità della tradizionale cena del socio della BCC di Castiglione, Messer Raimondo e Pianella, che si è svolta sabato 23 dicembre presso il Pala Congressi di Martin di Montesilvano. Un anno caratterizzato anche da importanti sviluppi del credito cooperativo dovuti alla riforma del movimento e che ha portato all'individuazione di un capogruppo, ICREA di Roma, ma la BCC, grazie a importanti numeri, non vedrà intaccata la propria autonomia. Importanti infatti sono i risultati ottenuti da questo istituto di credito. Anche per quest'anno Milano Finanza ha posizionato al primo posto tra le banche abruzzesi grazie a un patrimonio complessivo di 67 milioni di euro e 33 milioni di patrimonio libero. Un indice di patrimonializzazione prossimo al 18%, ben più alto del requisito minimo obbligatorio del 9,95%. È un risultato eccellente che arriva dopo un anno anche questo particolarmente impegnativo, particolarmente intenso, un anno che ci ha visti impegnati ancora con la crisi, però è un anno che si è concluso anche meglio di quanto avevamo previsto inizialmente. Abbiamo continuato ad assistere anche durante la crisi le nostre famiglie, le nostre imprese, e devo dire che i numeri ci hanno dato ragione, perché abbiamo assistito alla clientela meritevole e ad oggi gli indicatori di rischio sono ancora alla metà della media di sistema. Durante la serata non è mancata la solita estrazione di un'automobile, la consegna di borse di studio a 39 soci o figli dei soci, e per la prima volta alla cena erano presenti anche 100 ospiti della Caritas. Insomma, una banca virtuosa vicina al territorio, e proprio per quest'anno, in un 2017 difficile per l'intero Abruzzo, l'Istituto di Credito, con uno sforzo economico senza precedenti, ha donato una turbina spazzaneve alla provincia di Teramo ed ha deciso di sostenere economicamente alcune famiglie coinvolte nel crollo dell'hotel Rigopiano. Voltiamo ancora una volta pagina e torniamo a Pescara, dove questa mattina è stato presentato a Palazzo di Città il Domani Oggi Aspettando, il Future Days, innovazione, nuove tecnologie, arte digitale, scienza e fantascienza, che si svolgerà il prossimo 29 dicembre nel Circolo Aternino a Pescara Vecchia. Il 29 dicembre si terrà a Pescara il Domani Oggi Aspettando, il Future Days. Vogliamo spiegare di cosa si tratta in particolare? È un evento di una giornata totalmente dedicato a futura innovazione. E si terrà al Circolo Aternino durante le festività natalizie. Andremo a sperimentare quelle che sono le possibilità che il futuro ci regala attraverso la presentazione di idee innovative, di start-up, di progetti, attraverso il cinema di fantasia,
fantascienza, una grande rassegna di film fortemente selezionati all'ultimo piano, musica con il DJ set di Max Casacci, fondatore dei Subsonica, e una serie di laboratori e workshop totalmente gratuiti, come del resto questo insieme di appuntamenti, con un occhio molto rivolto ai giovani che sono che rappresentano davvero il futuro, ma anche ai più grandi, collaboratori di videomapping, di creazione, di robotica, realizzati con il Lego Serious Plays, e anche un laboratorio di prevenzione al cyberbullismo che mixa le arti marziali con la conoscenza delle tecnologie informatiche. Restiamo sempre a Pescara, rassegna il giovedì DocuDì, cinema e documentari al Museo Colonna. Quanto si svolgerà a partire da domani e fino al 10 di maggio del prossimo anno, in collaborazione con il Festival del Documentario d'Abruzzo, premio internazionale Emilio Lopez. Oggi a Palazzo di Città Pescara viene presentata questa iniziativa, il giovedì DocuDì. Di che si tratta? È una manifestazione di cinema documentario che si terrà al Museo Vittorio Colonna a partire da giovedì 28 dicembre fino a maggio, ed è una rassegna di film documentari scelti sia dall'archivio HAC ma sia da altre fonti, scegliendo tra i documentari più meritevoli, che trattano di argomenti più svariati, sempre comunque di una certa importanza sia a livello culturale che cinematografico. Come è nata questa iniziativa? È nata dal nostro archivio. Abbiamo un archivio di oltre 500 documentari che non tutti sempre vengono proiettati. Allora, per rendere merito a questi documentari, noi spesso organizziamo queste rassegne per dare visibilità anche a questi documentari che spesso rimangono chiusi in un armadio. Dopo il successo che già hanno avuto degli esperimenti di cinema al Museo Colonna in quest'anno, ho pensato, grazie all'ACMA, di fare un in calendario di tutto quanto l'anno, quindi fino a maggio ogni giovedì al Museo Colonna potremo vedere del cinema, documentari, tanti aspetti della vita, della reale, della società, insomma molto interessante il giovedì da passare insieme al Museo Colonna, un modo per vivere le nostre strutture culturali in tutti i giorni della settimana e per avere del cinema libero a ingresso gratuito per tutta la città. Un periodo natalizio di fine anno proprio caratterizzato all'insegna della cultura in città. Certamente, ogni mese per noi è importante per la cultura, chiaramente decliniamo l'offerta in base ai mesi. Questo è il mese di dicembre, è un mese in cui tutti escono, quindi vogliamo dare un'impronta più popolare possibile alla cultura, appunto con il cinema all'aperto, il gospel in piazza e tante iniziative anche di cultura e solidarietà per questo mese. Ed ora apriamo la pagina dello sport, iniziamo chiaramente dalla Serie B e dal Pescara perché è vigilia di campionato, infatti domani sera il Delfino chiuderà il 2017 ospitando in casa l'Adriatico Cornacchia il Venezia di Pippo Inzaghi. Vista la squalifica di Carraro per l'occasione, si potrebbe rivedere in campo Proietti, assente dalla quarta giornata. L'ex Bassano in ballottaggio con Canutema è favorito, così come è favorito Valsania su Koulibaly. Salta il derby di casa Zampano per il forfè del biancazzurro Francesco. Tra i lagunari è squalificato Falzerano. Vediamo insieme il servizio di Andrea Costantini. Sarà la sfida col Venezia di domani sera ore 20:30 allo stadio Adriatico Cornacchia a chiudere il difficile 2017 del Pescara. Sarà anche il giro di boa per la cadetteria, che poi andrà incontro ad una sosta di oltre 20 giorni per poi riprendere quando sarà nel vivo la sessione invernale di calciomercato. Sarà una sfida nella sfida, quella in panchina. Da una parte Zdenek Zeman, che si è messo alle spalle il periodo più difficile della sua doppia esperienza pescarese. Dall'altra Filippo Inzaghi, il tecnico artefice del ritorno in B del Venezia, che quest'anno ha anche assaporato le alte vette della classifica ed ora si trova comunque in zona playoff. Una piccola flessione è quella dei lagunari, che non vincono da 6 giornate, nelle quali hanno collezionato ben 5 pareggi ed una sconfitta. Un mini bilancio che ha fatto impennare a 11 la quota dei segni X del Venezia. Solo la Ternana ha pareggiato di più, 12 volte. Il buon lavoro di Super Pippo lo si evince dal fatto che molti giocatori erano alla prima stagione in B o arrivavano ad essa con poche presenze alle spalle. Inzaghi si presenterà in riva all'Adriatico senza l'infortunato Domizzi e senza lo squalificato Falzerano, che, espulso con la Cremonese, è stato fermato dal giudice sportivo per 2 giornate. Sarà confermato il 5-3-2 classico del Venezia. Davanti ad Audero agiranno Giuseppe Zampano e Garofalo sulle corsie laterali, mentre i centrali saranno Andelkovic, Bruscagin e Cernuto. Linea mediana con Bentivoglio, Pinato e Suciu. In attacco Zigoni e l'ex Teramano Moreno.
Europeo. Del Grosso e Signori in ballottaggio con Garofalo e Sucio rispettivamente. Sul fronte Pescara lunga la lista degli assenti: Carraro è squalificato, Pigliacelli, Ganz, Campagnaro, Cappelluzzo, Lattelat, Benalì, Bovo e Fornasier sono infortunati. Salta il derby della famiglia Zampano, visto che il biancazzurro Francesco si è fermato ieri per un risentimento al flessore. Le uniche consolazioni per Zeman sono i rientri di Perrotta e soprattutto a centrocampo di Proietti. L'ex giocatore del Bassano, in panchina contro Novara e Ascoli, non gioca dalla gara di Salerno della quarta giornata, nella quale si fece male. Potrebbe giocare dal primo minuto, viste le condizioni non ottimali di Canutè, e che Brugman quasi certamente sarà confermato mezzala. Valzania in vantaggio su Koulibaly. Dunque, davanti a Fiorillo, la linea di difesa sarà composta da Crescenzi, Coda, Perrotta e Mazzotta, mediana con Valzania, Proietti e Brugman. In attacco, Mancuso, Pettinari e Capone. Dirigere l'incontro a Battista di Molfetta. Restiamo in clima pre-gara perché, come ogni vigilia di campionato, questa mattina c'è stata la tradizionale conferenza stampa del tecnico Zeman. Oltre che della partita di domani, si è parlato anche del chiarimento di questi giorni con il presidente Sebastiani e ovviamente anche del mercato, ma su questi fronti Zeman ha preferito non sbilanciarsi e ha glissato. Ascoltiamo le parole del tecnico. È perché non c'è niente da raccontare, di nuovo cosa ci siamo detti, se è ultima, se è penultima, non se ne parla. Non ve lo dico nel senso che, di nuovo, è la società che fa quello che può fare, quello che deve fare. Io posso esprimere il mio giudizio sulla squadra, su che cosa ci manca e su che cosa ci avanza. E lo posso dire alla società, non a voi. Cioè, qual è la sua, il suo commento? Io, come la so, Valzani è stato richiesto da Atalanta. Perché loro? Vabbè, poi girato a Scarpi. Vabbè, ma la pressione viene da Atalanta, no? Da Scarpi. Secondo me. Perché non sono contenti forse dell'utilizzo di questo giocatore? Come si spiega? Ma molte cose secondo me si spiegano con motivi finanziari. Io ho parlato con direttori, sì. Con direttori? Ma io penso che... Con i direttori sì, con la società no. Cioè la società nel senso il presidente. Ma io pensavo che i direttori fanno parte della società. No, pensavo che avesse avuto già un... Forse mi sono sbagliato. Domani potremo vedere dal primo minuto finalmente Proietti. A me ci devo pensare, il ragazzo si è allenato, a parte che si è allenato anche prima, ma ha fatto quasi 2 settimane con la squadra, quindi dovrebbe essere pronto. La squadra ha fatto bene per me, ha fatto molto bene il primo tempo a Foggia, anche se poi ha preso 2 gol nei tempi di recupero. È una squadra quadrata. Dai il tuo giudizio sull'allenatore, Filippo Inzaghi. Vabbè, ma di solito, anche se uno è attaccante, l'allenatore deve fare l'allenatore e deve fare quadrare la squadra. Quindi se la vede così, questo momento, che poi lui non è tanto difensivo come si dice, però sul campo cerca prima di proteggersi. E continuiamo a parlare della gara di domani sera, andiamo a vedere le parole del tecnico del Venezia Filippo Inzaghi, che ha dichiarato: dobbiamo verificare le condizioni di Zampano e di Modolo, che hanno un solo allenamento sulle gambe. Non ci saranno Domizio e Falzerano, di quello siamo certi, sarà la prima assenza di Falzerano, continuato il tecnico, dall'inizio dell'anno. Lui sa di aver sbagliato, come era già accaduto a Palermo a Domizi. Inzaghi ha proseguito: sono due professionisti straordinari e sanno che certe cose non devono accadere. Inizio anno, se mi avessero detto che l'ultima del 2017
scusate, che all'ultima del 2017 avremmo avuto più punti del Pescara, credo che avrei preso per matto l'autore della previsione. Non vinciamo da 6 partite, continua Inzaghi, ma i punti li stiamo facendo e siamo ancora in zona playoff. La partita dell'Adriatico è come quella di Palermo, sappiamo che per fare punti dobbiamo soltanto giocare la partita perfetta. Se loro sono in giornata sono più forti di noi. Poi la sfida con Zeman, a inizio anno pensavo di arrivarci in una situazione diversa di classifica, loro hanno passato un momento di difficoltà ma sono tra le più forti in assoluto della categoria. Zeman fa giocare bene le sue squadre, ma ci stanno momenti di difficoltà in un campionato. Per noi è stato un anno straordinario, ha concluso Inzaghi, abbiamo ottenuto la promozione in B, abbiamo vinto la Coppa Italia di Serie C e siamo in zona playoff del campionato cadetto. Penso che meglio di così non si potesse fare. Andiamo avanti, adesso scendiamo di categoria, andiamo in Serie C per parlare del Teramo con un mese di vacanza prima di ricominciare il campionato il prossimo 20 di gennaio in casa biancorossa. È tempo di pensare ai rinforzi di gennaio. 3 sono i ruoli su cui dovrebbe focalizzarsi l'attenzione del direttore sportivo Giorgio Repetto. Vediamo il servizio. Un attaccante, un laterale sinistro e probabilmente anche un centrocampista che possa rendere il 3-5-2 un po' più spregiudicato. Sono queste le priorità del Teramo in vacanza e con quasi un mese per preparare il ritorno in campo contro il Vicenza. Sui nomi di mercato si sta ancora lavorando, ovviamente Asta ha stilato la sua lista, ma come giusto che sia la società si muoverà in base alle proprie esigenze e alle uscite che faranno risparmiare qualcosa a livello di stipendi. La partenza più accreditata è quella di Diallo, che a sinistra non ha mai convinto il tecnico e potrebbe tornare a Pescara, che è proprietario del cartellino. Da quella parte si andrà alla ricerca di un giocatore dal profilo giovane, anche perché il nuovo corso biancorosso ha fatto capire che la linea sarà questa. Davanti invece le cose si fanno più complicate. Perché Bacio Terracino a parte, che poi è l'unico di cui il Teramo certamente non vorrà privarsi, gli altri non hanno grandi offerte da altre formazioni. Ma per poter operare in entrata va fatto qualcosa in uscita e l'imperativo maggiore per il direttore sportivo Giorgio Repetto sarà quello di trovare il profilo che possa fare al caso di Asta e imbastire contemporaneamente una trattativa parallela per far uscire chi non ha più spazio in questo progetto. Il nome davanti è top secret, ma i buoni uffici dell'allenatore potrebbero portare a qualche giocatore in orbita Torino per accelerare il tutto. Discorso diverso invece quello che potrebbe riguardare il cosiddetto trequartista, o meglio un centrocampista con spiccate doti offensive in grado di piazzarsi tra le linee e trasformare il sistema attuale, a volte troppo piatto, in un 3-4-1-2. In uscita, oltre a Diallo, vanno monitorate invece le situazioni che riguardano Mattia Altobelli, che ha fatto capire di non gradire un'altra stagione da riserva, quella di Lorenzo Paolucci, praticamente mai impiegato finora, e quella di Manfredo Pietrantonio, tanto per rimanere a sinistra. Il laterale ha delle offerte ma è disposto a giocarsi il ruolo nella seconda parte di stagione, a patto di partire alla pari con l'eventuale concorrente. Avere un altro terzino e un Varas ancora adattato in quella corsia lo renderebbe quasi terza scelta e a quel punto la partenza sarebbe davvero inevitabile. Ed è tutto per questa edizione del TG6, io vi ricordo il prossimo appuntamento con la nostra informazione alle ore 19, poi la terza alle 23. Vi ricordo anche che tutti i nostri servizi sono disponibili sia sulla pagina YouTube della nostra emittente che sul sito www.tv6.it. Grazie ancora e buona giornata.